Qui tocchiamo un altro elemento che secondo me è molto importante in tutta questa problematica studi culturali, Gramsci, studi postcoloniali, e forse la centralità dell'idea, non solo la centralità della cultura come fulcro della politica, la cultura come fulcro della politica, dove l'elemento cruciale o il processo centrale in tutto questo è questo processo di transito e traduzione. Non c'è la voce, linguaggi stessi, intendo linguaggi in modo ampio del termine, no? Non solo materia linguistica, tra i linguaggi, della tecnica e tecnologia. Sono sempre, se vogliamo pensare al processo di mondializzazione che è iniziato con, non lo so, dopo 1492, se vogliamo, il dato simbolico, allora la mondializzazione è portata avanti dal capitale e così via. Allora, quello che è centrale in questa situazione sono i processi perpetui di trasformazione e traduzione. E secondo me questo è un altro elemento da capire bene, che dove chiaramente la traduzione, come ci ha insegnato non so molto bene, non è mai un processo trasparente. Cioè qualcosa, la traduzione è un processo di trasformazione, cioè cose inaspettate escono dalla traduzione. Come ho visto, tornando ad esempio, che potrebbe sembrare molto banale, ma secondo me è molto profondo. Non so, musica soul, James Brown, ascoltato a Birmingham, Inghilterra, 1965. C'è questa trasformazione da quella voce di James Brown, ascoltato da un giovane bianco. C'è qualcosa in più che serve per illustrare questa complessità dei processi culturali, che sono sempre processi di transiti, trasformazioni, traduzioni. Per cui anche qualcosa che sfugge anche dal tentativo, spesso intellettuale o politico, di inquadrare, di rendere trasparente, eccetera.